Buongiorno, buongiorno, benvenuto a tutti i partecipanti al nostro corso e buona visione a questo punto per chi vedrà la lezione in differita. Benvenuti alla lezione numero 9 del corso 2020-21, lezione nella quale ci interroghiamo su quali sono gli sviluppi possibili in questa fase per il capitalismo italiano innanzitutto, ma naturalmente non possiamo che ragionare anche in un contesto un po' più ampio. Il senso della lezione di oggi dunque è questo, di fare un focus in una fase storica che era già contraddistinta da grandi cambiamenti per effetto della globalizzazione e della digitalizzazione e che però si trova ora a fare i conti con la più grave crisi economica globale a partire dal 1929. Se altre crisi, anche quella in realtà, erano state determinate da fattori meramente economici o finanziari, in questo caso la causa diretta non è riconducibile né all'economia né alla finanza, per quanto nel corso degli ultimi mesi si è da più parti avanzata l'ipotesi che la nostra organizzazione economica, quella del capitale, quella del movimento di merci e di persone nel panorama globale, siano se non un corollario, addirittura una causa diretta della facilità, della velocità di espansione del contagio virale. E da qui, naturalmente, alcune considerazioni che pure sembrano legittime sulla necessità, sulla possibilità di rivedere il paradigma economico. Quindi, più che una spinta, direi una eccezione, o meglio, una nuova ipotesi di trasformazione economica in un contesto che già era sottoposto a forti spinte verso l'innovazione e la trasformazione. Questo era vero nel panorama mondiale, era vero anche nel panorama italiano, e dunque la presente situazione ha richiesto già così un cambiamento, un adattamento Introvati. per adattarsi al contesto, alle difficoltà che sono nate a causa delle necessarie chiusure e questo effettivamente va a incidere ancora una volta su quella che è la nostra organizzazione economica. In particolare, è un argomento che abbiamo già trattato altre volte, per quanto riguarda il nostro sistema industriale ed economico. Quindi la lezione di oggi, che ha come diciamo, docente il professor Franco Bernabè, ha proprio questa finalità. Grazie al grande, straordinario passato di manager pubblico, ma anche al suo presente di manager in settori strategici. Il professor Bernabè viene da esperienze dirette in Fiat, in Eni, in Telecom Italia, quindi in grandi aziende del settore industriale e anche a partecipazione pubblica, quindi c'è anche questa componente forte, della quale magari potrò dirci qualcosa. Ha anche un presente in continuità nel campo della consulenza strategica, dell'Information and Communication Technology, delle energie rinnovabili, attualmente presidente di Nexi. Quindi ci è sembrato che il professore fosse persona estremamente qualificata anche grazie al suo recente lavoro, Conti Fatti, per aiutarci nel leggere le possibili trasformazioni che il nostro sistema industriale e il capitalismo in generale si trovano a dover affrontare in questa particolare fase. Detto questo, lascio invece il compito di presentare nel dettaglio il libro e la tematica al professor Vincenzo Sabatino, il nostro componente del comitato scientifico, che ci aiuterà quindi a entrare nella lezione di oggi. Ricordo una notazione tecnica, la consueta, siete proprietari della vostra privacy, dunque se non volete comparire in video nelle registrazioni, abbiate cura della vostra connessione video e quest'oggi i tempi sono un po' ristretti,
Contiamo di chiudere entro le 12, quindi avremo circa tre quarti d'ora dalle 11:15 alle 12 per gli interventi. Raccomando di prenotarli per tempo e di essere estremamente intelligenti e chiari a porre le questioni al professore. Prego, Vincenzo. Allora, buongiorno a tutti. Ovviamente ringrazio il Presidente Bernabé per aver accettato il nostro invito. Il mio compito è quello appunto di parlare del libro a conti di fa, a 40 anni di capitalismo italiano. Se magari può mostrare la slide del libro, ecco. È uno strumento davvero utile per, da tre punti di vista, sostanzialmente uno strumento per la formazione manageriale e poi se vuoi ritornare sul sottoscritto, Walter, per la formazione manageriale. Quindi vedo un amico imprenditore e manager che sta seguendo, quindi è un testo informativo anche da, da questo punto di vista, che può essere anche una prospettiva storico-economica e anche di economia industriale. La lezione di oggi sul capitalismo, la prospettiva che abbiamo scelto è una prospettiva economica pura, praticamente. Allora, il libro appunto racconta l'esperienza del presidente Bernabé e appunto racconta 40 anni di capitalismo. Dal lato della prospettiva economica consente di analizzare il libro sia da un punto di vista microeconomico, quindi dell'esperienza nelle aziende strategiche ai massimi incarichi e livelli da parte del presidente Bernabé, e anche da un punto di vista macroeconomico, che è l'aspetto minoritario del in termini di contenuti, ma è la parte su cui mi focalizzo nel mio intervento, lasciando al presidente Bernabé di raccontare la parte più microeconomica, quindi delle sue esperienze passate e anche direi presenti a livello lavorativo. Se vogliamo magari mettere la slide, ho preparato una sintesi visuale del tempo. Ecco, quindi la parola chiave del testo è, o le parole chiave sono la trasformazione del capitalismo. Quindi il libro è uno strumento utile per capire come negli ultimi 40 anni si è trasformato il capitalismo, sia da un punto di vista della sua organizzazione, il che vuol dire per esempio che con la caduta del muro di Berlino e con la caduta del comunismo nel 1989, tutta una organizzazione economica che era la pianificazione di fatto viene tolta di fatto dall'economia. E lo strumento quindi per la forma di economia, l'organizzazione che rimane e risulta vincente è quella del capitalismo. A questo punto parlavo quindi di trasformazione nell'organizzazione, ma abbiamo avuto anche contemporaneamente una trasformazione del capitalismo da un punto di vista della tipologia, forma, perché in questi 40 anni siamo passati da un capitalismo di tipo di tipo taylorista, di tipo scientifico, ad un capitalismo finanziario, e abbiamo visto proprio il capitalismo finanziario in auge, e poi con la crisi del 2008 è iniziata la parabola discendente del capitalismo finanziario, e con l'attuale crisi della pandemia stiamo vedendo che si sta sempre più affermando l'economia digitale o economia della tecnologia, o così come dice il premio Nobel Paul Romer 2010, economia della conoscenza. Dei mercati derivati rispetto ad una principale economia che è quello dei servizi merci, e il stesso dice che il mercato secondario di fatto è dato un mercato primario
però, l'affermazione dell'economia, del capitalismo tecnologico, dell'economia della conoscenza, che è un'economia che innanzitutto recupera l'attività degli individui, recupera la libertà, e questi elementi, quindi elementi fondamentali di presa. E questo tipo di capitalismo sembra di nuovo far ritornare il capitale nella sua funzione originale di essere uno strumento derivato rispetto allo strumento a quello che era diventato quello di essere praticamente un vero e proprio servizio primario. E questo perché? Questo perché? Perché appunto, come accennavo prima, c'è stato un'età che è considerato, che si chiama Paul Romer, che ha vinto il premio Nobel nel 2018, ma non per il fatto che è stato il fondatore dell'economia della conoscenza, è questa nascita dell'economia della conoscenza si deve appunto ad un suo articolo che credo di ricordare che si intitoli Endogenous Technological Change, pubblicato da Journal of Politics, scusate, ma non ricordo perfettamente, comunque pubblicato su una rivista ovviamente di primissima scientifica, a livello economico di primissimo piano, in cui Paul Romer pone le basi di questa nuova economia. Cioè questa nuova economia in realtà è anche quello che ha permesso ad aziende come Apple, Google, Facebook di affermarsi, e oggi se diciamo che queste che quattro aziende come Amazon, Apple, Facebook e Google potrebbero farci oggi un quarto del nostro PIL, è anche perché questo modello della conoscenza si è perfettamente realizzato in queste aziende. E qual è appunto questo loro prodotto, questo servizio? Tendenzialmente sono, diciamo, servizi web. Sono, secondo sempre l'idea di Romer, sono dei cosiddetti beni non rivali, cioè la caratteristica, la base dell'economia della conoscenza è che Romer sostanzialmente inventa due nuovi tipi di beni all'interno dell'economia. E i beni erano fino al 1990 considerati sostanzialmente privati o pubblici, mentre Romer introduce due nuove categorie, cioè cosiddetti beni rivali e non escludibili, o non rivali ed escludibili. E di questo articolo che la tecnologia è un bene cosiddetto non rivale e parzialmente è un bene rivale parzialmente escludibile. E quindi, e dato che secondo la sua definizione i beni rivali sono oggetti, cioè beni concorrenziali, e i beni non rivali sono idee, quindi essendo la tecnologia non rivale parzialmente escludibile, quindi basata sulle idee, questo articolo e questo concetto è la base della nuova. Quindi, vabbè, io penso che potremmo incominciare. Direi a questo punto al nostro relatore principale dicendo quello che avrei dovuto dire dopo i filmati, cioè quello che, come dicevo prima, l'economia, quindi nel cambiamento delle forme di capitalismo, l'economia diciamo italiana, il capitalismo italiano è un'economia mista, Stato più famiglie, l'evento macroeconomico più importante è la privatizzazione del luglio del 92 col governo Amato, e questo ha tutta una serie di conseguenze sulle aziende pubbliche. E quindi passerei a questo punto, e per quanto riguarda ENI, quindi petrolio, energia, e per quanto riguarda le telecomunicazioni Telecom, il presidente Bernabé ha avuto l'incarico di amministratore delegato e in Telecom di amministratore delegato e si ricorda anche di presidente, per cui passerei a lui la parola per raccontarci appunto questa prima, le sue esperienze nell'ambito del capitalismo italiano e delle aziende che abbiamo. Bene, grazie mille. Io però incomincerei con una breve
discussione proprio sul tema della trasformazione del capitalismo in generale, perché siamo in un momento della storia molto particolare, siamo in un momento forse di più grande impatto trasformativo fra quelli che abbiamo visto nel corso dell'ultimo secolo. E direi che la pandemia è stato un acceleratore, ma un acceleratore di una trasformazione profonda che investe l'economia, il funzionamento dell'economia, il lavoro, l'organizzazione del lavoro. E quindi noi diciamo che ci stiamo arrovellando in questi giorni sul numero dei ricoverati, sulla diffusione dell'epidemia, su quando ne usciremo, sulle aperture e sulle chiusure. Secondo me dovremmo cominciare a riflettere su quello che sarà il mondo dopo la pandemia. E non tanto perché stiamo assistendo a una crisi molto profonda, quanto perché dopo la pandemia noi avremo un'economia che sarà, secondo me, molto diversa da quella che abbiamo sperimentato prima dell'ingresso, anche se ovviamente c'erano delle tendenze in atto che sono state accelerate. Io penso che ci sono tre temi sui quali vale la pena di riflettere, che sono appunto i tre temi che io vedo essere dominanti in questo processo di trasformazione. Il primo, come si è già detto, è la tecnologia. Ovviamente la tecnologia c'era già, cioè quelle cose che si fanno adesso più o meno si potevano fare anche prima, però quello che è successo durante la pandemia è stato che si sono testati fino in fondo i limiti della tecnologia in termini di capacità di organizzazione dei processi lavorativi. Cioè si è visto che in realtà diciamo, tutto il modo di organizzare il lavoro, di organizzare le sedi di lavoro, di organizzare le caratteristiche anche diciamo, sociali del lavoro, possono essere rivisitate alla luce della potenzialità offerta dagli strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione. E questo determinerà in futuro delle conseguenze molto ampie che riguardano, diciamo, da un lato i processi, cioè i processi lavorativi saranno molto diversi rispetto al passato, saranno molto più efficienti, saranno molto più rapidi, e questo naturalmente avrà un impatto non banale sulla quantità di lavoro necessario per sviluppare le attività che si sviluppavano prima. Cioè molte aziende si sono accorte che tante cose che si facevano non sono necessarie, che i risultati si possono ottenere in forma diversa, e quindi stanno pensando che anche la quantità di personale, soprattutto il personale delle attività di supporto, forse era eccessiva. E quindi noi avremo, diciamo, un problema occupazionale, secondo me, non banale nel medio-lungo periodo, proprio per la riduzione degli spazi che vengono offerti al personale di supporto nelle attività di produzione. Non c'è ovviamente solo questo, ci sono altre conseguenze sull'organizzazione del lavoro, ma c'è una cosa, secondo me, ancora più importante, cioè la conseguenza sul dove il lavoro si svolge. Cioè noi siamo abituati che per svolgere il lavoro uno deve recarsi in ufficio, per recarsi in ufficio prende la macchina o prende i mezzi pubblici, si trova in grandi edifici. Ecco, tutto questo subirà una trasformazione, nel senso che le imprese si sono rese conto che di tutti questi spazi che avevano a disposizione forse non sanno che cosa farsene in futuro, quando una parte del lavoro si svolgerà da remoto. E quindi ci sarà una riduzione degli spazi uffici e ci sarà anche una riduzione del commuting, del viaggio da casa a lavoro. Quindi subirà una modificazione anche l'organizzazione delle città, l'organizzazione dei trasporti pubblici, l'organizzazione degli spazi all'interno degli uffici. Quindi
direi che noi andiamo verso forse la più radicale trasformazione del lavoro che abbiamo visto nel corso dell'ultimo secolo. Ma non solo la trasformazione del lavoro, l'organizzazione delle città, l'organizzazione dei trasporti, cioè tutto quanto verrà impattato dal riconoscimento che le attività che prima si svolgevano con questa netta separazione tra casa e ufficio, diciamo, possono trovare un bilanciamento dove questa separazione non è più necessaria. E quindi non è più necessario tutta l'infrastruttura che assicurava prima la mobilità e la funzionalità di alcuni spazi specificamente dedicati al lavoro. C'è un ulteriore, questo è il primo tema, cioè la pandemia attraverso la tecnologia andrà a trasformare l'organizzazione del lavoro, l'organizzazione delle città, l'organizzazione dei trasporti. C'è un secondo punto importante che è stato messo in evidenza dalla pandemia. Noi negli ultimi 30 anni con la globalizzazione abbiamo sviluppato un sistema di divisione del lavoro internazionale accompagnato da una struttura logistica che ha praticamente decentrato molte fasi di produzione in altri paesi e ha molto specializzato le economie dei singoli stati in funzione dei loro vantaggi competitivi. Ci si è accorti però che questa organizzazione espone le economie a dei rischi molto rilevanti. Lo si è visto per esempio nella produzione dei vaccini che sono molto decentrati in paesi come l'India per esempio e che nel momento in cui ce n'è bisogno nei paesi occidentali non sono disponibili e non sono disponibili creando dei disagi profondi con una mortalità che è stata fortemente impattata da questa divisione del lavoro. Ma non solo questo, anche l'organizzazione della produzione ci si è accorti che il fatto di avere diciamo questa divisione del lavoro estremamente parcellizzata fa sì che nel momento in cui c'è un'interruzione, ma l'abbiamo visto anche recentemente con la chiusura del canale di Suez, nel momento in cui c'è un'interruzione per qualsiasi motivo, ci sono non solo dei disagi, ma ci sono delle vere e proprie crisi di produzione perché non solo la produzione parcellizzata, ma diciamo, l'organizzazione del lavoro just in time, cioè senza magazzini, ha fatto sì che si fermassero intere catene produttive in seguito all'arresto della produzione in alcuni paesi. Quindi direi che anche da questo punto di vista c'è una riflessione, e lo si vede negli Stati Uniti, ma lo si vede anche dalle parti nostre, sull'opportunità di continuare su questa strada di divisione del lavoro, molto spinta, quando invece diciamo, appare più desiderabile riportare all'interno delle economie nazionali alcune fasi che erano state oggetto di trasferimento spinto all'estero, in Cina, nel sud-est asiatico, in India, eccetera, eccetera. Quindi noi, diciamo, come conseguenza, questa volta secondo me è positiva sul lavoro della pandemia, mentre diciamo, l'impatto della tecnologia sul lavoro, a mio modo di vedere, è fortemente negativa, la possibilità di un reshoring, di un ritorno delle produzioni nei paesi occidentali avrà un impatto positivo sui sistemi economici. C'è un terzo aspetto che secondo me merita di essere considerato per le trasformazioni che il capitalismo subirà di qui in avanti ed è il rapporto con la dimensione aziendale. Anche qui la tecnologia ha migliorato o ha soddisfatto la promessa che era stata fatta all'inizio, che era quella famosa della cosiddetta coda lunga, cioè il fatto che la tecnologia offriva anche al piccolo produttore
l'opportunità di farsi vedere, rendere disponibili i suoi prodotti, certamente anche questo è stato impattato positivamente dalla tecnologia e oggi, diciamo, grazie proprio alla tecnologia, produzioni di nicchia, produzioni piccole, produzioni marginali hanno visibilità, salvo ovviamente un tema sul quale tornerò più tardi, che è quello della concentrazione industriale dei grandi player di internet. Io a questo punto, diciamo, farei un excursus storico, ritornando un po' sui temi che erano stati trattati prima, perché a mio modo di vedere è difficile capire dove andiamo se non capiamo, non abbiamo ben presente da dove siamo partiti e quali sono stati i punti cardine delle trasformazioni del capitalismo nel corso del Novecento. Perché, ecco, su questo io ho delle idee abbastanza nette che forse non coincidono con la narrazione che viene fatta comunemente. E quindi credo sia utile che vi dica che cosa, secondo me, ha inciso, perché siamo arrivati alla situazione in cui siamo oggi e quali sono stati i momenti storici in cui queste profonde modifiche si sono prodotte. Guardate, il periodo più vicino al nostro non è tanto la grande crisi del 29, ma è la reazione alla crisi del 29, cioè il New Deal di Roosevelt. Perché? Perché il New Deal di Roosevelt viene ricordato sostanzialmente per gli investimenti infrastrutturali, per il grande programma di costruzione delle autostrade, per la Tennessee Valley Authority, eccetera. Ma in realtà Roosevelt aveva una serie di altri elementi importanti che hanno segnato il capitalismo per oltre 70 anni. E ne citerei due fra i più importanti, che sono poi quelli che sono stati modificati soprattutto nel corso delle presidenze di Reagan e di Clinton. Cioè, il primo è stato l'atteggiamento fortemente ostile di Roosevelt nei confronti delle concentrazioni finanziarie e quindi le leggi che hanno portato alle riforme finanziarie dell'epoca di Roosevelt, quindi la separazione fra banca commerciale e banca d'affari e, diciamo, tutta la normativa di controllo che è stata varata all'epoca del New Deal. Ma non solo, c'è un altro punto dell'epoca del New Deal e delle politiche di Roosevelt che hanno importanza, e cioè l'attacco ai monopoli, le politiche di protezione della piccola e media impresa, anzi addirittura della piccolo e medio commercio, che era stato il più colpito dalla crisi. E in questo direi che la situazione attuale assomiglia straordinariamente alla situazione di Roosevelt. Roosevelt fece una serie di leggi che si chiamarono le Fair Trade Laws, che avevano l'obiettivo di spezzare il monopolio delle grandi catene di distribuzione e di dare spazio ai piccoli agricoltori, alle piccole imprese commerciali, alle piccole attività di servizio, Ecco, quindi diciamo che mentre in tutti gli anni precedenti si era registrata, soprattutto nell'epoca di Mellon, del segretario del Tesoro, Andrew Mellon, che è stato segretario del Tesoro per quasi, credo, 12 anni, c'è stata una forte spinta alla concentrazione industriale, alla crescita dei monopoli. Con Roosevelt c'è un deciso attacco ai monopoli e una protezione della piccola e media impresa, e della piccola e media attività di servizio commerciale. Ecco che, se voi vedete, è proprio l'attività che è stata più colpita dalla pandemia, perché, diciamo, mentre le imprese tutto sommato hanno ricominciato a funzionare,
o non hanno mai smesso di funzionare, grandi imprese. Chi è stato colpito drammaticamente sono tutte le attività di servizio, le attività di distribuzione, il commercio, i ristoranti, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, proprio quelli che sono stati oggetto della legislazione di Roosevelt, nella quale lui si trovò a doversi confrontare con la Corte Suprema, che non aveva assolutamente intenzione di approvare le Fair Trade Laws, e lui in qualche modo addirittura si scontrò con la Corte Suprema al punto che minacciò una riforma della Corte Suprema degli Stati Uniti. Cito questo perché ha una grande importanza per quello che è avvenuto nel dopoguerra, cioè perché in realtà la grande espansione del dopoguerra sì è stata la conseguenza dell'entusiasmo per la fine della guerra e per la pace, ma è stata soprattutto la conseguenza del clima e del quadro economico e giuridico che era stato creato da Roosevelt durante il New Deal. E devo dire che qui ci sono alcuni aspetti della narrazione che in Europa, come posso dire, differisce un po' dalla realtà storica, a partire dalla formazione dell'Unione Europea, perché che storicamente è vero che il manifesto di Ventotene, il ruolo di Schuman e degli altri padri fondatori dell'Unione Europea idealmente è stata molto importante, ma l'Unione Europea nasce dal fatto che gli americani posero come condizione per l'erogazione dei fondi al piano Marshall il fatto che venisse trovato un compromesso all'interno degli Stati europei per la creazione di una zona di interesse comune per quanto riguardava il carbone e l'acciaio. Dopo la guerra i francesi volevano, come era già avvenuto dopo la prima guerra mondiale, in qualche modo vendicarsi nei confronti dei tedeschi, quindi rivendicare un recupero territoriale nell'area della Ruhr. Gli inglesi anche loro avevano i loro problemi, ma direi soprattutto il tema riguardava il contrasto franco-tedesco. Gli Stati Uniti allora, soprattutto per il tramite del segretario di Stato Hutchinson, posero un forte vincolo all'Europa. Avrebbero dovuto trovare un accordo, altrimenti i fondi del Marshall Plan non sarebbero stati erogati. E quindi l'accordo fu trovato, venne creata la comunità del carbone e dell'acciaio e contestualmente la ripresa fu molto impetuosa. Anche qui io sono convinto della similitudine fra quello che è avvenuto allora e quello che avviene adesso, tant'è che i mercati finanziari in questo momento scontano un grandissimo entusiasmo, cioè c'è una dissociazione fra la preoccupazione che si avverte nell'economia reale e invece l'entusiasmo che si avverte sui mercati finanziari. I mercati finanziari scontano un periodo di grandissimo recupero, molto simile a quello che si è verificato durante la guerra. Bassi tassi di interesse, bassa inflazione, forte spinta sui mercati azionari, prospettive di trasformazione economica molto importanti. Ecco, sono tutte componenti che testimoniano di una prospettiva di ripresa economica molto molto forte e positiva. Quindi i mercati vedono il futuro con occhi fortemente ottimisti. Andando avanti sempre in queste riflessioni storiche su come si è evoluto il capitalismo, ci sono altri fatti che secondo me hanno
condizionato il mondo attuale e che bisogna assolutamente ricordare. E direi che fra le date che voglio citare come date fondamentali per la storia dell'economia, direi che la seconda data importante, negli anni 50 ci fu una data importantissima che è il 56 con la crisi di Suez, di nuovo un episodio molto vicino a quello che è avvenuto oggi, quando gli egiziani decisero di nazionalizzare Suez, i francesi e gli inglesi mandarono le cacciatorpediniere per recuperare, per riaprire la navigazione nel canale e gli Stati Uniti bloccarono, non solo bloccarono, ma mandarono le portaerei contro gli inglesi e i francesi, sancendo in questo modo e a sostegno della nazionalizzazione del canale di Suez fatta dagli egiziani e in questo modo mettendo fine al periodo dell'imperialismo e del colonialismo francese e inglese che era durato per un secolo e mezzo sostanzialmente. Quindi 56, fine del colonialismo e direi la seconda data fondamentale degli anni 50 è il 57, cioè il lancio dello Sputnik. Il lancio dello Sputnik che vede i sovietici in posizione di vantaggio tecnologico rispetto agli Stati Uniti e gli Stati Uniti che temono che grazie a questa superiorità tecnologica i russi, i sovietici, possano in qualche modo compromettere le comunicazioni nei paesi occidentali attraverso il lancio di missili, perché lo Sputnik, diciamo, testimonia per la prima volta della capacità missilistica sovietica che a quel punto si era dimostrata superiore a quella occidentale. Cosa succede? Gli americani si interrogano sulla stabilità di questa e sui rischi che questo comporta, temono che attraverso la superiore capacità tecnologica i russi possano lanciare un attacco a sorpresa distruggendo i sistemi di comando e controllo degli eserciti occidentali e quindi si preoccupano di creare un sistema di comunicazione che sia resiliente e che sia resistente ad ogni tipo di possibile attacco, e cioè che anche qualora, diciamo, un missile atomico colpisse Washington o colpisse il Pentagono o colpisse Langley, la sede, diciamo, dei servizi degli Stati Uniti, il sistema di comando e controllo americano potesse continuare a operare senza essere interrotto, perché, diciamo, in guerra la cosa fondamentale è la comunicazione, quindi la stabilità dei sistemi di comando e controllo. E di lì incomincia tutta la storia, la tecnologia, diciamo, fino alla fine degli anni 60, fino alla fine degli anni 50, era sostanzialmente un monopolio di IBM, un monopolio anche abbastanza arrogante e sonnacchioso. Con la decisione di lanciare un programma straordinario nella tecnologia, gli americani pongono le basi di quello che vediamo oggi. Oggi quello che vediamo è la conseguenza delle decisioni prese allora e che riguardarono due attività. La prima, la creazione di un protocollo che fosse indifferente rispetto alle reti. E questo fu il protocollo TCP/IP, che è il protocollo di Internet, no? E il secondo, proprio lo sviluppo di un sistema di comunicazione che non fosse dipendente dalle tradizionali tecniche di comunicazione.
le telecomunicazioni tradizionali funzionano, quelle che hanno operato per un secolo e mezzo, funzionano in modo abbastanza, diciamo, come posso dire, complesso dal punto di vista infrastrutturale, ma semplice dal punto di vista logico. Cioè le telecomunicazioni funzionano creando un collegamento diretto tra un punto e un altro, cioè tra chi parla e chi ascolta e viceversa. La telecomunicazione tradizionale crea un canale fisico diretto, cioè mette in comunicazione due soggetti attraverso un canale fisico. La seconda grande innovazione fu proprio quella di rendere indifferente attraverso la commutazione a pacchetto, cioè non c'era più quindi un canale fisico e una conversazione, diciamo, analogica, la voce, cioè tutta la, diciamo, la comunicazione, l'informazione trasmessa attraverso la voce o altri tipi di comunicazione, veniva spezzettata in pacchetti. Questi pacchetti venivano incapsulati e venivano spediti indifferentemente su qualsiasi rete e arrivavano a destinazione qualsiasi cosa succedesse. Quindi queste due grandi innovazioni hanno prodotto la rivoluzione tecnologica di cui oggi noi beneficiamo. Negli anni 70, diciamo che tutti gli anni 60 furono anni di grande crescita, di crescita veramente impetuosa, che però alimentò tutta una serie di problemi che si trasformarono nelle tensioni inflazionistiche degli anni 70. Gli anni 70 furono anni di grande crisi, provocata sostanzialmente dalla crescita degli anni 50 e 60 e dalle conseguenze sull'inflazione. E la grande crisi degli anni 70 fu risolta questa volta con un'azione di tipo macroeconomico, e cioè l'aumento dei tassi di interesse fatto da Volcker alla fine degli anni 70 e la separazione fra il Tesoro e la Banca d'Italia in Italia, cosa che portò a un enorme aumento dei tassi di interesse e quindi a un contenimento dell'inflazione e a una riduzione del tasso di crescita, ma ci fu allora anche una grande rivoluzione ideologica per la prima volta, che mise le basi per il superamento del New Deal, delle politiche del New Deal, e fu la rivoluzione che aveva sotto il nome di neoliberismo, cioè la rivoluzione avviata da Friedman, soprattutto con non tanto con i suoi libri, che pur essendo molto, molto importanti e formidabili dal punto di vista accademico, ebbero poco impatto sull'opinione pubblica, ma con una serie di trasmissioni televisive fatte da Friedman furono intitolate Free to Choose, che ebbero un enorme impatto sull'opinione pubblica e sul sistema politico. Tant'è che Ronald Reagan e tutta la politica degli anni 80 di liberalizzazione e di riforme economiche condotte allora ebbero la veste ideologica proprio dai commenti fatti da Friedman nella sua trasmissione televisiva. Reagan conosciamo tutti, l'attacco ai sindacati, il licenziamento dei controllori di volo, della Thatcher conosciamo il licenziamento dei minatori, e quindi gli anni Ottanta furono anni nei quali si verificò al valle, diciamo, di questa rivoluzione ideologica
un forte attacco al lavoro, al sindacato, e quindi, diciamo, si arrivò a un'espansione, direi a un grande impulso del capitalismo che, diciamo, a quel punto, nel confronto con l'Unione Sovietica, che invece arrancava, provocò alla fine la caduta dell'Unione Sovietica e l'affermazione, diciamo, del capitalismo, di quel capitalismo come elemento portante del sistema economico a livello internazionale. La più importante, secondo me, di Reagan e della Thatcher fu Clinton, non perché Clinton, ecco, e su Clinton ci sono, secondo me c'è una narrazione che è esattamente l'opposto di quello che invece fu il ruolo di Clinton nella storia economica occidentale. Cioè Clinton accelerò e esasperò le riforme fatte da Reagan e da Thatcher, e direi che l'impatto di Clinton sul sistema economico ha tre aspetti fondamentali che ci porta vicino alla situazione di oggi. Clinton rimise in discussione tutto quello che era stato fatto all'epoca del New Deal, e quindi paradossalmente un presidente democratico rimise nel cassetto tutto quello che era stato fatto all'epoca del New Deal, favorendo la concentrazione industriale, autorizzando e incentivando la formazione di monopoli, smantellando tutto quello che era stato fatto da Roosevelt con i Fair Trade Act, favorendo lo sviluppo tecnologico che ha, con una serie di strumenti incentivanti che sono quelli che hanno portato alle quattro concentrazioni, alla concentrazione dei cosiddetti GAFA, cioè Google, Amazon, Facebook, eccetera, che vediamo adesso. Cioè, devo dire, è importante tutto il riferimento accademico fatto prima, ma i monopoli nel settore della tecnologia nascono perché Clinton ha fatto quattro leggi che di fatto hanno creato le condizioni perché questi monopoli diventassero quello che sono. La prima legge è quella della telecommunication, la legge di riforma delle telecomunicazioni, che di fatto esonerò i operatori di internet da qualsiasi vincolo di tipo regolatorio. La seconda legge fu la cosiddetta sezione 230 dell'Internet Decency Act, che di fatto esonerava gli operatori di piattaforme tecnologiche da qualsiasi responsabilità legale, penale e civile per quanto riguarda i contenuti trasmessi, rappresentati sulle piattaforme. La terza fu il Millennium Copyright Act, che di fatto esonerava le piattaforme dal rispondere ai diritti di copyright. E infine la Internet Tax Freedom Act, che esonerava le piattaforme dal pagamento delle imposte locali, e quindi di fatto esonerava le piattaforme dal pagamento delle imposte. Beh, insomma, diciamo che ci vuole poco in queste condizioni a creare le condizioni perché chi è bravo e chi sa sfruttare queste opportunità diventi un monopolista. E infatti lì siamo oggi. Però, se posso dire, i danni di Clinton non si fermarono questi. La responsabilità storica di Clinton, secondo me più grande, fu invece quella di aprire la Cina al WTO. Cioè, Clinton, in questo, diciamo un po' ingenuamente, pensando che
la Cina sarebbe diventata, nel momento in cui fosse stata ammessa al concerto delle nazioni che godevano della libertà di scambi, fosse stata ammessa al WTO, la società cinese si sarebbe evoluta verso una democrazia, un capitalismo democratico di tipo occidentale, e quindi, diciamo, la Cina sarebbe diventata esattamente quello che erano gli altri paesi occidentali. E quindi Clinton autorizzò, anzi spinse, perché la Cina venisse ammessa al WTO, pur con delle limitazioni, ma diciamo godendo della libertà di scambio di cui godevano gli altri paesi. Ecco, questo è stata la grande accelerazione verso la globalizzazione, non capendo che la civiltà cinese e la società cinese era molto diversa dalla civiltà occidentale. Quindi l'idea che si potesse in qualche modo omologare la Cina all'Occidente era un'idea ingenua, se non banale. La Cina ha 2000 anni di storia, ha una sua cultura profonda, ha un suo percorso che, contrariamente a quello che pensano gli Stati Uniti, è un percorso robusto di sviluppo, che è molto diverso da quello occidentale, ma che non per questo non è destinato a sopravvivere e a svilupparsi autonomamente. Quindi Clinton fece questo enorme errore, che in qualche modo, ovviamente, errore dal punto di vista occidentale, no? Che fu un enorme vantaggio ovviamente per la Cina, ma che provocò una corsa accelerata al decentramento produttivo in Cina, e quindi accelerò la crisi di interi settori e distretti industriali in Occidente, e provocò quella che oggi poi è il problema fondamentale che abbiamo a livello geopolitico, e cioè che dal rafforzamento della Cina deriva una grande fonte di tensione fra Cina e Stati Uniti, che può essere un grosso fattore di rischio per la pace a livello internazionale. Ma insomma, questo breve excursus storico, secondo me, serve per dire: guardate in profondità quello che è accaduto nella storia, perché le situazioni che noi vediamo oggi sono situazioni che hanno profonde radici nella storia, e se non si capisce come ci siamo arrivati ad oggi, non si capisce nemmeno come si potrà evolvere la situazione. Quindi, ecco, io direi che da quello che ho raccontato emergono tutta una serie di problemi, cioè emergono sia degli aspetti positivi, sia tutta una serie di problematiche che andranno affrontate. Io penso che una delle grandi problematiche che andrà affrontate sia proprio quella della tecnologia, perché non credo che sia nell'interesse del mondo che lo sviluppo tecnologico sia dominato da quattro soggetti della dimensione di quei quattro che noi vediamo, e che non rispondono alle leggi che regolano tutti gli altri settori. Vivono in una specie di eccezionalismo legale e regolatorio del quale loro beneficiano enormemente, ma che penalizza tutti gli altri. Quindi, diciamo, il tema della tecnologia sarà un tema da guardare con grandissima attenzione. Non ho parlato del tema della transizione ambientale, dove ci sono tanti, anche lì, tanti luoghi comuni che vanno affrontati, perché è un problema complesso la transizione ambientale, che va affrontata però avendo non degli slogan in mente, ma avendo ben presente la situazione tecnica e direi addirittura fisico-chimica delle diverse produzioni. Cioè, cito solamente un esempio banale, ma insomma, le automobili elettriche hanno un impatto ambientale end-to-end molto superiore
all'impatto ambientale di un diesel di ultima generazione. E quindi, perché se uno parte dalle terre rare in Cina, quindi da tutta l'attività che serve per la produzione delle batterie in Cina, fino ad arrivare alla produzione delle automobili elettriche, si accorge, quindi fa la somma, come posso dire, stechiometrica di tutte le componenti, e si accorge che l'impatto ambientale di un'auto elettrica end to end è superiore a quella di un diesel diesel di ultima generazione. Quindi, voglio dire, vanno affrontati questi temi non con dei pregiudizi ideologici, ma vanno affrontati con scienza e coscienza. Ecco, io direi chiudo qua perché ho parlato, diciamo, fin troppo per il momento, e lascio a voi continuare, poi direi vediamo dopo come si sviluppa. Se volete possiamo anche fare un, vedo che ci sono già delle domande, possiamo fare anche delle risposte, tanto copriremo molti dei temi anche durante le risposte. Professore, grazie. Per intanto io colgo l'occasione per ringraziarla ancora, perché insomma non era semplice per lei aiutarci oggi in questa lezione, è voluto stare con noi, la ringrazio ancora. Solo un passaggio, solo personalmente, noi veramente il taglio del tentiamo di capire al di là degli slogan è sicuramente pienamente in linea con lo spirito della nostra formazione. Il libro ci aveva già fatto una buona impressione a leggerlo, ma francamente alcuni passaggi non li posso citare, tipo quello chiarificatorio sul ruolo dell'amministrazione Roosevelt, non tanto nel rilancio puro e semplice, in termini, diciamo, quantitativi dell'economia, ma proprio qualitativo, a partire dallo smantellamento dei monopoli e tutta la sua proiezione futura, è una delle cose che sicuramente rimangono tra le più interessanti, le più importanti dette in questo corso. Ma onestamente tutta la lezione mi sembra veramente molto, molto istruttiva. A proposito dell'organizzazione del lavoro, avremo sicuramente cura di trasfondere alcuni dei concetti emersi oggi in un prossimo evento che faremo proprio su questo tema con Sandro Antoniazzi, che si è posto e ha lavorato di recente sulla questione dell'organizzazione della politica mondiale del lavoro. Quindi sicuramente ci è molto utile anche nel proseguo delle nostre attività. Cedo velocissimamente, la scaletta è completamente sovvertita, la parola a Vincenzo per alcune ultime sollecitazioni e poi da lì andremo direttamente anche con le domande, cioè per me. Sì, volevo ovviamente ringraziare il Presidente per questo ampliamento nel campo della geopolitica, per quanto riguarda, ho preso infiniti appunti, quindi davvero la ringrazio. Ecco, il tema che volevo trattare a proposito del capitalismo internazionale, lei ne ha già accennato ovviamente, è la Cina, quindi accennavo prima che 78, quindi diciamo contro riforma di fatto economica di Deng Xiaoping, con appunto una politica delle porte aperte nei confronti degli stati esteri, ma con l'introduzione di una riforma economica rispetto appunto alla rivoluzione culturale di Mao, con diciamo quello che poi è chiamato socialismo di mercato. Questa impostazione, volevo capire da lei, questa impostazione come ha influito sul capitalismo odierno cinese e soprattutto anche il recente cambiamento di questa strategia, la cosiddetta strategia della doppia circolazione di Xi Jinping, attraverso il notissimo, diciamo la notissima nuova via della seta. Ecco. Vorrei che magari si focalizzasse magari sulla Cina. Ma dunque, sulla Cina, io la conosco bene perché in Cina sono stato 13 anni membro del consiglio d'amministrazione della più grande società cinese, PetroChina, e quindi ho visto la trasformazione della Cina e ho potuto conoscere in modo abbastanza approfondito il carattere dei cinesi. Io penso che in Occidente
la Cina non si capisca, si capisce poco. L'Occidente ha uno stereotipo che, diciamo, che deriva un po' dal dominio anglosassone degli ultimi 200 anni, diciamo prima l'Inghilterra, poi gli Stati Uniti, e quindi c'è l'idea che, diciamo, ci sia al mondo un modello universale di società, un modello universale di economia, e questo sia il modello liberale, democratico liberale, di tipo anglosassone, cosa che oggettivamente non è vero. La Cina, e cito nel mio libro, cito una frase di Deng Xiaoping, anche perché credo che Deng Xiaoping sia stato il più grande uomo politico del secolo scorso, o comunque uno dei più grandi uomini politici del secolo scorso, un uomo che è stato umiliato dalla rivoluzione culturale, che è stato che ha subito non solo dei torti, ma che ha subito una umiliazione gravissima, che ha avuto in famiglia dei problemi enormi proprio in conseguenza della rivoluzione culturale, che con grande umiltà e con grande capacità, dopo l'uscita di scena della cosiddetta Banda dei Quattro, e quindi dopo la fine della rivoluzione culturale, avvia un percorso che è un percorso che ha una sola caratteristica, racchiusa in quella frase che ho citato nel libro, cioè attraversare il fiume saggiando le pietre. Cioè è una richiesta di realismo dopo l'ubriacatura ideologica del periodo maoista e del periodo della rivoluzione culturale. Una ubriacatura ideologica che ha portato alla Cina dei gravi danni, ma che nel caso di Deng Xiaoping ha consentito a un paese che era stato umiliato e impoverito dal grande balzo in avanti fino appunto alla rivoluzione culturale, che ha consentito di far uscire dalla miseria più di mezzo miliardo di persone, avviare un processo di espansione molto, molto forte, e quindi, diciamo, di dare alla Cina il carattere che ha adesso. Dicevo prima che in Occidente si è pensato per un lungo periodo che la Cina, diciamo, si evolvesse verso un modello di tipo occidentale. Io, diciamo, ho dei forti dubbi che questo avvenga. Forse il modello cinese si evolverà, ma si evolverà secondo una sua logica, e si evolverà non perché subirà una crisi, ma perché, diciamo, le spinte interne della dinamica della società cinese sono tali da farlo evolvere in una direzione diversa. La cosa che, diciamo, che è più importante in Cina è, diciamo, da un lato il confucianesimo, dall'altro lato la meritocrazia. Cioè, io credo che una delle istituzioni fondamentali cinesi, alle quali l'Occidente deve molto, perché la cosa che è poco conosciuta è che l'illuminismo in Francia, e quindi, diciamo, l'idea che uno possa scalare i gradini della società per merito e non per censo o per diritto di nascita, quindi, diciamo, la fine del feudalesimo e l'illuminismo francese nascono dall'esperienza importata in Occidente dai gesuiti, che allora erano fortemente radicati in Cina, dall'esperienza degli esami di Stato. Cioè, i gesuiti che arrivano in Cina vedono che, diciamo, la nomina dei funzionari pubblici in Cina non avviene perché c'è un sistema di tipo occidentale, dove c'è
il re assoluto che nomina i suoi duchi, i suoi conti, i suoi e quindi diciamo che gestisce il territorio attraverso un rapporto di sangue e di fedeltà dinastica. Ma diciamo in Cina l'imperatore, nelle più varie dinastie, anche in quelle non Han, nelle dinastie mongole oppure nelle altre dinastie, diciamo che avviene per merito, cioè chi vince l'esame di Stato viene nominato, accede al mandarinato, ma addirittura il primo ministro alla corte della dinastia Ming o della dinastia Qing, eccetera, eccetera, è il vincitore dell'ultimo livello degli esami di Stato. Quindi, diciamo, in Occidente ci si accorge improvvisamente che esiste un modo diverso di organizzare la società e con grande stupore si importa in Occidente e, diciamo, l'illuminismo deve molto a questa esperienza cinese. Quindi, se vogliamo, è l'Occidente che deve qualcosa alla Cina più che la Cina qualcosa all'Occidente. Certo, quando un paese che alla fine del Settecento produceva più del 50% del PIL mondiale viene umiliato dalle guerre dell'oppio, dagli inglesi e dagli occidentali che occupano delegazioni di Tianjin, eccetera, per lungo periodo, ecco, certamente non subisce una transizione. Insomma, quando c'è una portaerei che viene messa in acqua, le onde le fa molto alte e quindi, ecco, la Cina che si sviluppa provoca non banali onde d'urto in Occidente. Però io penso che noi nel lungo periodo dovremmo confrontarci col fatto che la Cina tornerà a essere quella che era alla fine del Settecento, cioè che tornerà a essere la più grande potenza mondiale e una potenza che però, diversamente dalle potenze occidentali che erano imperialiste, colonialiste, è sempre stata per 4.000 anni all'interno dei suoi confini. Quindi non ha mai sviluppato una vocazione imperialista. Quindi diciamo che ci saranno certamente dei problemi, ci saranno certamente dei conflitti e purtroppo io vedo gli Stati Uniti molto preoccupati della crescita dell'influenza cinese, ma nel lungo periodo questa cosa troverà un equilibrio. Certo, per arrivare a quell'equilibrio è possibile che ci siano dei sommovimenti non banali. Grazie professore, grazie ancora per questo ulteriore passaggio, anche questo estremamente chiarificatore. Ricordo la scena di un film in cui appunto i gesuiti assistevano quasi con stupore all'espletamento degli esami di Stato in Cina, quindi grazie ancora anche per questa ulteriore chiarificazione su quanto dobbiamo noi. È evidente e ritorna molto sensato il concetto per il quale siano poi le società a reagire in maniera differente rispetto alle varie spinte che possono arrivare dal mondo economico ma anche da quello politico internazionale. Acceleriamo ancora la scaletta, quindi a questo punto andiamo direttamente alle domande provenienti dai corsisti. Come già raccomandato in chat, mi raccomando la brevità. Professore, noi ne raccogliamo tre anche per semplificare al relatore la possibilità di rispondere e poi quindi può produrre una prima risposta anche sintetica se ritiene. Prima domanda era di Andrea Rinaldo. Se non è. Sì, grazie. Professore, io prima di entrare nel merito della mia domanda mi consenta una piccola battuta. Prima Vincenzo Sabatino parlava della componente manzoniana del nostro circolo. Ebbene, io sono uno di quelli che fa parte appunto di questa componente, nel senso che le sto
parlando da quell'altro ramo del Lago di Como rispetto a quello appunto del noto romanzo di Alessandro Manzoni. Entro subito nel merito del quesito che le vorrei porre. Lei nel suo excursus storico che ci ha offerto stamattina ha in qualche modo enumerato quelle che sono state alcune fasi di concentrazione della produzione e anche di monopolismo e degli eventuali rimedi che sono state posti, no, a queste, diciamo, discrasie del modello economico di riferimento. Però a me pare che la concentrazione, i monopoli e soprattutto la concentrazione di ricchezza sia una caratteristica essenziale, no, del capitalismo. Tant'è che qualcuno parla della società dell'un terzo, tre terzi, cioè un terzo delle persone che possiedono i mezzi di produzione, un terzo che lavora e un terzo che è superfluo. C'è una povertà mondiale che riguarda il 10% della popolazione appunto del nostro pianeta. In Italia il 10% delle persone più ricche ha una ricchezza pari a 6 volte, diciamo, la ricchezza della metà più povera. Insomma, quello che voglio dire è, a me pare che appunto questo meccanismo di concentrazione, di monopolio, sia insito nel modello capitalistico. Allora la domanda che le vorrei fare, e la faccio a uno dei forse più importanti artefici, no, che ha lavorato all'interno dei meccanismi del capitalismo, perciò le chiedo venia, spero che non me ne vorrà, ma insomma, ma è questo sistema economico, il capitalismo, è l'unico sistema possibile di organizzazione economica e sociale per il genere umano, o in prospettiva ne possono anche sussistere di diversi e di alternativi? Pensiamo che l'economia, come qualsiasi altra diciamo questione umana, ha un inizio, normalmente un'evoluzione, una sua fine, o comunque un'evoluzione di altro tipo. E poi soprattutto se sia emendabile, se lei ritiene che sia emendabile questo sistema, non tanto per generare, diciamo, più giustizia sociale, ma anche per la tenuta stessa del sistema, perché abbiamo visto appunto che la concentrazione di ricchezza crea dei seri problemi di tenuta sociale. Concludo solo anche sul fatto, se lei lo ritiene di approfondire questo tema, di quale ruolo debba avere lo Stato, no, all'interno di un'economia mista pubblico-privata. Ci siamo accorti proprio in questa fase pandemica come sia importante che alcuni settori strategici, mi riferisco in questo caso per esempio a tutto quello che attiene all'ambito della sanità, sia o dovrebbero stare in mano pubblica, proprio per non avere poi i problemi che in questa fase emergenziale abbiamo, ahimè, riscontrato. La ringrazio, professor Barnabè. Grazie Andrea, prego Marco. Io faccio, diciamo, una domanda con due sottopunti veloci. Il primo riguarda la digitalizzazione del lavoro. Volevo chiederle, dal mio punto di vista, io credo che da questa pandemia, secondo me, più che la digitalizzazione, ci sarà un grossissimo ritorno alla normalità. Perché se è vero che la digitalizzazione è importante sicuramente, secondo me anche nel lavoro l'elemento del contatto, della relazione umana è fondamentale. La digitalizzazione diventerà un importantissimo supporto, secondo me, però si ritornerà agli spazi concreti del lavoro, perché c'è anche, a mio avviso, una dimensione psicologica e sociale molto molto importante. La seconda considerazione è sulla Cina, il WTO. Secondo me, più che gli Stati Uniti illudersi del fatto che ci fosse una democratizzazione della Cina, secondo me la vera considerazione è stata un'altra. Cioè la Cina alla fine, secondo me, si pensava rimanesse la fabbrica del mondo, con una costo manodopera a basso costo, che era importante per l'economia americana e per la stessa egemonia. Secondo me non è stato fatto questo calcolo, cioè che la Cina potesse passare dall'essere la fabbrica del mondo al motore economico mondiale. E poi, ultimissima, sulla meritocrazia, concordo pienamente. Infatti, quando ha parlato di meritocrazia, mi ha fatto venire in mente che nella storia della Cina, quando c'erano anche le lotte
tra le varie dinastie, comunque il sistema degli esami è sempre stato mantenuto in modo che la cosiddetta burocrazia dei mandarini andasse avanti e quindi lo Stato continuasse a sopravvivere nonostante magari anche le crisi, diverse crisi dinastiche. Ed è interessante il confronto che è stato fatto tra la Cina e l'Impero Romano sul perché l'Impero Romano è caduto e invece la Cina è continuata ad andare avanti. Anche questo sarebbe un discorso interessante da approfondire. Grazie. Grazie Marco. Prego Marica con il terzo intervento. Poi risponderei perché sennò andiamo a troppo. Io assolutamente. Sì, buona parte del mio intervento è stato anticipato sostanzialmente da Andrea. Ci tengo a dirlo perché anche secondo me una delle dimensioni che ci interpella, e questa crisi ci interpella ancora di più, è sostanzialmente, come dire, l'ampliamento del divario, delle disuguaglianze, e che si disegna anche sostanzialmente come perdita, oserei dire, dei diritti di chi fa poi il lavoro produttivo, del quale tanto ci dimentichiamo. Forse il video migliore in questi giorni su cosa sia un certo tipo di capitalismo è quello dei corrieri di Amazon che devono urinare nelle bottigliette di plastica, che vuol dire non soltanto ridurre alla povertà, ma ridurre alla mancanza di dignità per poter sopravvivere. E da credente me lo pongo, anche perché il livello delle disuguaglianze non è disconnesso dalla questione ambientale, laddove, come dire, più aumenta la disuguaglianza, più il rischio dello sfruttamento delle risorse ambientali, soprattutto nei paesi economicamente poveri, ma da un punto di vista, come dire, delle materie prime sostanzialmente ricchi, rischiano di diventare ancora più poveri. Tra l'altro la Cina da questo punto di vista ha ben posizionato, come dire, i suoi elementi. Se andiamo in alcune parti dell'Africa oramai è tutto cinese, cioè nel senso noi proprio siamo completamente spariti. Hanno imparato la lezione dell'imperialismo, l'hanno imparata in parte, e quindi sostanzialmente, poi riprendendo quello che diceva prima Andrea. Allora, forse posso rispondere. Allora, partirei dal tema della concentrazione della ricchezza, della distribuzione dei redditi e della ricchezza, per dire che, diciamo, bisogna che stiamo molto attenti alle cose di cui stiamo parlando e soprattutto ai numeri, perché se noi guardiamo su scala mondiale, il capitalismo, e poi parlerò del capitalismo perché secondo me quando parliamo di capitalismo parliamo di un termine troppo generico, perché di capitalismi ce ne sono tanti. Se noi guardiamo su scala mondiale, il capitalismo ha portato degli enormi benefici in termini di distribuzione della ricchezza e del reddito. 30 anni fa eravamo 5 miliardi o 4 miliardi e mezzo sul pianeta e c'erano 3 miliardi e mezzo o 4 miliardi di poveri. Alcuni di questi erano in condizioni di povertà estrema. Diciamo, parliamo degli anni 50, 60 e 70, c'erano almeno 2 miliardi di persone che vivevano in condizioni di povertà estrema. La globalizzazione ha risolto in gran parte questo problema. Oggi il problema della povertà estrema è un problema limitato in termini geografici. Noi abbiamo avuto, si è creata un'immensa classe media a livello mondiale, una classe media relativamente ricca. Solamente in Cina, diciamo, dove c'erano quasi un miliardo di poveri, ci sono 500 milioni di persone che appartengono alla classe media. In India è lo stesso, in India si moriva di fame e oggi è un paese, diciamo, dove la povertà è molto molto più ridotta. Quindi se noi parliamo, diciamo, se noi vediamo la distribuzione geografica,
lo sviluppo del capitalismo ha portato dei grandi benefici a livello mondiale. Certo, quello che è successo è che il costo di questi benefici che sono andati ai paesi che una volta si chiamavano il terzo mondo e che oggi il terzo mondo non esiste più, esistono delle sacche, ma il terzo mondo come entità geografica fatta di miserabili non c'è più. Il costo di tutto questo è stato sopportato soprattutto dalla classe media occidentale e quindi diciamo che il fatto di aver portato oltre 3 miliardi di persone fuori dalla miseria assoluta, aver creato una classe media nei paesi in via di sviluppo che è oltre 1,5 miliardi di persone, ha fatto sì che ci siano molte centinaia di milioni di persone in Occidente che hanno pagato caramente il prezzo di questa ridistribuzione della ricchezza. Quindi se noi lo vediamo geograficamente, che se ne dica, il beneficio c'è stato ed è stato un beneficio rilevante. Poi ovviamente all'interno dei singoli paesi le cose sono molto diverse e soprattutto all'interno dei paesi occidentali il costo è stato pesante, soprattutto per le imprese, le industrie tradizionali, il Rust Belt negli Stati Uniti, l'area del nord dell'Inghilterra, intere aree in Italia e in tanti altri paesi. Quindi diciamo che questa redistribuzione della ricchezza a livello mondiale ha comportato dei prezzi molto elevati all'interno dei singoli paesi. Ora, noi dobbiamo vedere, secondo me, a quale modello di capitalismo facciamo riferimento. Quando parliamo di capitalismo, in realtà parliamo di varietà di capitalismo molto, molto distanti l'uno dall'altro, che non hanno caratteristiche assimilabili. C'è il capitalismo anglosassone, un capitalismo dove diciamo la spinta è quella della sopravvivenza è una spinta darwiniana della sopravvivenza del più adatto e quindi dove la concorrenza è esasperata, dove la distribuzione anche della ricchezza e del reddito è esasperata, dove i meccanismi di protezione sociale sono minimali, dove, come voi ricordate, diciamo, tutta la discussione sulla riforma sanitaria negli Stati Uniti ha trovato enorme opposizione, ma nella stessa popolazione. Quindi diciamo c'è un modello di capitalismo anglosassone che è molto diverso dal modello di capitalismo europeo, per esempio. Il modello di capitalismo europeo risente di una tradizione che nasce da Bismarck in Germania, quando Bismarck, diciamo, nella seconda metà dell'Ottocento, ha introdotto il welfare, ha introdotto le pensioni, ha introdotto diciamo, un certo grado di sicurezza sociale e dalla Germania il sistema del welfare si è esteso a tutto il resto d'Europa, ma non a tantissimi altri paesi. C'è un capitalismo cinese, che è un capitalismo molto diverso sia da quello europeo sia da quello americano, e ci sono tante altre varietà di capitalismo che hanno pochi tratti in comune se non il fatto che diciamo l'impresa privata ha un ruolo importante. Le condizioni in cui opera l'impresa privata sono diverse, i meccanismi sociali e di protezione sociale sono diversi, quindi parlare di unitarietà del capitalismo, secondo me, è inappropriato perché il capitalismo si evolve, ci sono modelli diversi, ci sono periodi in cui si sviluppa diversamente e secondo me diciamo che quello che conta è il sistema di controllo
di quelli che possono diventare abusi o posizioni di privilegio o posizioni di dominio che si realizzano attraverso il mercato. Cioè il capitalismo non è solamente la distinzione fra chi possiede i mezzi di produzione e chi non li possiede, diciamo la distinzione marxiana, se vogliamo. Il capitalismo è una roba molto, molto più complessa, molto più articolata, dove ci sono tanti fattori e tanti elementi che entrano in gioco. E direi, da questo punto di vista, il ruolo dello Stato è fondamentale. Il ruolo dello Stato non solo e non tanto in termini di economia, ma quanto in termini di regolazione. Cioè quello che si è verificato, soprattutto negli Stati Uniti, è una continua alternanza fra momenti in cui il capitalismo era controllato e momenti in cui si lasciava un eccesso di libertà che ha provocato abusi, concentrazioni e monopoli. Ecco, quindi diciamo che il capitalismo va visto nella sua multiformità. Per rispondere invece a Marco, il contatto umano sì è importante, però e questo diciamo dal punto di vista individuale è un'esigenza che tutti avvertono e che tornerà ad essere molto molto importante, però dal punto di vista delle imprese il processo che raccontavo prima è un processo purtroppo che è già in corso, cioè le imprese stanno rivedendo il modo di lavorare, stanno rivedendo i fabbisogni di spazi, stanno rivedendo le modalità con cui i processi producono i risultati che ogni impresa è chiamata a fare. Quindi diciamo che io credo che comunque vedremo una continuazione di una parte importante di quello che si è registrato in questi ultimi anni. E poi, diciamo, tornando a Marika, ecco, voglio dire, come ho già risposto ad Andrea, la concentrazione di ricchezza non è inevitabile. Il capitalismo ha prodotto la tassazione progressiva, ha prodotto il welfare. C'è un capitalismo consociativo o collaborativo, che è quello tedesco, per esempio, dove i sindacati hanno un ruolo importante. Ecco, quindi diciamo che ogni paese, secondo me, deve trovare la sua forma di capitalismo, una forma di capitalismo accettabile democraticamente e che risponda alle esigenze della popolazione. Prego Stefano. Grazie professore. Buongiorno professore, grazie per l'interessantissima lezione. Condivido le sue considerazioni sulle riforme del periodo Clinton, l'eccesso di deregulation, il fatto che il multilateralismo cinese in realtà si è caratterizzato per essere una politica espansionistica mascherata. Volevo però riportare la sua attenzione sul dibattito, o meglio, sul dibattito in corso adesso con il governo Draghi, no, in cui sentiamo i partiti del governo parlare di insufficienza dei ristori per le categorie economiche più colpite dalla crisi e invocare nuovi interventi. Però nel dibattito sugli scostamenti di bilancio passati e futuri, che andranno effettuati ovviamente in deficit, un tema rimane tuttavia nascosto sullo sfondo, cioè una volta che saremo usciti dalla crisi pandemica, come faremo a rimborsare l'enorme debito che in tutti i paesi europei, ma in misura, diciamo, con conseguenze potenzialmente più gravi in un paese come il nostro, che era già caratterizzato da un 132% di debito PIL, si sta accumulando. Ecco, un esperto autorevole come Carlo Cottarelli, quando appunto il livello del debito era quello vecchio, quello del 130% circa, riteneva che lo Stato italiano dovesse conseguire un avanzo primario del 4%, che magari ai non addetti ai lavori può dire poco, ma è un obiettivo difficile da conseguire. Se arriveremo al 170 circa, diventerà veramente per molti esperti insostenibile rientrare semplicemente con tagli della spesa. E allora appunto si apre il dibattito. Come dice David Sassoli, cancelliamo un pezzo di debito, o per meglio dire lo facciamo monetizzare dalla Banca Centrale Europea, facciamo una patrimoniale, la facciamo pagare ai cittadini ricchi, ammesso che i loro soldi non abbiano preso il volo per altri lidi.
aumentiamo il tasso di inflazione così il debito si svaluta e perde valore reale, che è un modo più evoluto per dire che lo facciamo pagare ai cittadini, facciamo investimenti a debito ovviamente in modo da aumentare la crescita economica e rendere il servizio del debito più sostenibile. Ecco, la mia impressione è che senza un almeno parziale monetizzazione del debito pubblico sarà veramente difficile riuscire a rientrare nei famosi parametri di Maastricht. È vero che al momento i trattati non consentono questo, però lei mi insegna che i trattati si possono cambiare. D'altro canto, l'alternativa sarebbe quella appunto di proseguire con la linea che i neoliberisti hanno dettato in questi anni e che ha fatto sì, come dice il professor Campillo dell'Università Cattolica, che la spesa pubblica deflazionata, cioè in termini reali, tra il 2010 e il 2018 in Germania è salita dell'8,2, in Francia del 9,4, in Italia è scesa del 3. Ecco, volevo sapere la sua opinione su come affrontare questo tema del debito quando sarà finita la crisi. Grazie. Grazie. Rispondo a questo e poi ci avviamo verso la conclusione. Dunque, lei ovviamente solleva un tema interessante che è nell'agenda praticamente di tutti gli economisti, di tutti gli uomini di governo, che condizionerà il futuro nostro. Io, diciamo, ho una visione abbastanza laica e anche qui forse diversa da tanti altri che si posizionano in termini abbastanza radicali all'estremità di questo dibattito. Se noi guardiamo nel passato, il problema del debito è stato risolto o con il fallimento. La Germania ha dichiarato default sul debito 5 volte fino, diciamo, nel secondo dopoguerra, oppure con la grande inflazione, cioè i debiti accumulati durante la guerra per finanziare la guerra sono stati risolti dalla botta di inflazione dell'immediato dopoguerra, che poi ha stabilizzato i prezzi. Io diciamo che in questo dibattito penso che fino a quando l'inflazione non ci sarà, il problema non si porrà, nel senso che se continueremo ad avere il tasso di inflazione intorno all'1-2%, e io onestamente non vedo in prospettiva una grande accelerazione dell'inflazione, non si porrà nemmeno il problema della monetizzazione del debito, perché la monetizzazione del debito è di fatto automatica. Basta che la banca centrale non faccia follie, debito è lì, costa zero o poco più, diciamo che non pesa e quindi non c'è un problema né di default né di sostenibilità né di capacità di far fronte ai rimborsi. Cioè il debito sta lì e sta negli attivi della Banca Centrale Europea. Quindi il problema di fatto, fino a che non c'è inflazione, non si pone. Se ci fosse inflazione, cosa che è tutta da vedere, a quel punto il problema si pone. Ma diciamo un po' di inflazione comunque fa bene, fino a che l'inflazione sarà 2-3%, anche lì sopravviveremo. Quindi io non vedo uno scenario onestamente drammatico e non vedo neanche la necessità di fare né delle follie, tipo, e secondo me più si fanno dichiarazioni diciamo molto roboanti su questo tema, più si creano dei danni. Cioè l'idea, la patrimoniale, la cancellazione del debito, l'inflazione, cioè guardiamoci intorno, l'inflazione non c'è. Il finanziamento avviene tranquillamente. La Banca Centrale ha dichiarato che non intende ridurre. Quindi il problema della sostenibilità per il momento non si pone. Quando e se le condizioni creeranno il problema, vorrà dire che lo affronteremo. Ma secondo me fasciarsi la testa o fare delle dichiarazioni
diciamo, molto, molto ardite in questo momento, non serve assolutamente a niente se non a creare problemi politici e a confondere l'idea alla gente. Grazie. Grazie professore. Grazie. Ultime due sollecitazioni veloci, per le 12 chiudiamo. Prego, Gregorio. Buongiorno, non è tanto una domanda per il professore quanto una considerazione generale che può cercare di rispondere anche a due domande che erano state fatte precedentemente. Io pure nella chat ho detto proprio su questo tema, mercoledì terrò una conferenza. E allora la considerazione appunto sulle diseguaglianze che crea il capitalismo. Già Friedman tanti anni fa aveva sollevato il tema, e questo tema è stato ripreso anche recentemente dalla Harvard Business Review. Si sostiene che ultimamente il paradigma stia cambiando. Le società di capitali tradizionalmente avevano un unico scopo, che era quello di perseguire il profitto. Già pre-crisi, pre-pandemia, si diceva sull'Harvard Business Review che questo paradigma si stava un po', come dire, stava subendo degli smottamenti. E già Friedman aveva avvertito in questi termini. Dice: ora la società di capitale non è più chiamata solamente a perseguire un profitto, ma anche a creare un impatto. Quindi è come se il paradigma tipico del capitalismo, quello dell'utile, appunto stia entrando un po' in crisi. Allora, sentiamo molto spesso dire che le società adesso stanno più attente all'ambiente, alle tematiche, come dire, green, la tutela dei lavoratori e quant'altro. Molto spesso, io dico personalmente, considero queste operazioni di marketing, il cosiddetto greenwashing. Il punto centrale però qual è? È che appunto si va verso un diverso modo di considerare le società di capitali, nel senso, anche una banca quando deve fare un finanziamento oppure un fondo di venture capital, in genere qual era il fattore principale di valutazione? Era la capacità di questa società poi di fare utili per poter poi ripagare prestiti e quant'altro e tutto quello che era stato erogato. Si sta imponendo, dovrebbe imporsi, ma questa è una decisione politica che compete agli stati, di passare la valutazione sulla capacità di produrre utile alla capacità di risolvere un problema, nel senso, c'è un problema e questo problema non viene più risolto, diciamo, dallo Stato o da enti pubblici, ma da società che appunto inventano un business per risolvere il problema. Siccome quel business riesce a risolvere quel problema, il business teoricamente dovrebbe essere autosostenibile, e quindi, ad esempio, banche che vanno a finanziare queste imprese o fondi di venture capital, invece di focalizzare sulla capacità di questa nuova società di rimborsare il prestito tramite utili, va a vedere se questa nuova società riesce a risolvere un problema. Se riesce a risolvere il problema, allora fa l'investimento e quant'altro. Quindi è chiaro il... Sì, si shifta tra il money making al problem solving. Non so se il professore vede, come dire, positivamente questa possibilità, oppure se eccessivamente idealistica, insomma, ecco questo. Prego, Elia. Buongiorno, professore. Io le chiedevo se può dirci, vista anche la sua esperienza all'ENI, qualcosa sulla situazione economica del nostro paese nella regione del Mediterraneo, ma mi riferisco in particolare alla Libia, al canale di Sicilia, e se in qualche maniera riusciamo a mantenere un ruolo, diciamo, in quest'area geografica, tenendo presente, non so, la Libia, Tunisi
il ruolo che potrebbe giocare il porto di Cagliari, il porto di Gioia Tauro e la Sicilia. Grazie. Grazie. Grazie mille. Prego, professore. Ecco, rispondo prima di tutto a Gregorio. Il tema della finalità dell'impresa e quindi della finalità dell'impresa come strumento di massimizzazione dei profitti è un tema storicamente molto limitato dal punto di vista molto datato, nel senso che fino agli anni 70 la teoria dell'impresa era una teoria che vedeva l'impresa svolgere una funzione di tipo, diciamo, non di tipo sociale, ma una combinazione di elementi economici, sociali e istituzionali. D'altra parte, l'impresa nasce per concessione dello Stato, cioè l'invenzione della società a responsabilità limitata che venne fatta in Inghilterra nell'Ottocento, soprattutto per la Compagnia delle Indie, per beneficiare la Compagnia delle Indie, e che consente di separare il patrimonio personale dal patrimonio aziendale, è una tipica concessione di tipo pubblicistico. Quindi l'impresa nasce perché lo Stato le consente di nascere. L'idea che l'impresa abbia lo solo scopo di fare profitti è un'idea relativamente recente, non è un'idea del capitalismo, è un'idea dei signori Jensen e Meckling nell'articolo del 75, ripreso poi da Friedman, e mi dispiace contraddirla, ma Friedman scrisse esplicitamente, proprio dopo, diciamo, gli articoli di Jensen e Meckling del 75-76, scrisse esplicitamente che il solo fine dell'impresa è quello di fare profitti. Quindi, diciamo, la teoria dell'impresa come derivato della teoria dell'agenzia, e voi che siete professori, diciamo, di economia ne sapete su questo molto più di me, è una cosa che nasce a metà degli anni 70 e che è durata fino ad oggi, quindi è durata per una quarantina d'anni, ma oggi viene rimessa in discussione. Ma non viene rimessa in discussione il capitalismo, viene rimessa in discussione quella particolare interpretazione di Jensen, Meckling e Friedman del capitalismo. Quindi io penso che quando parliamo di un ruolo, di una responsabilità sociale dell'impresa, non scopriamo niente di nuovo, scopriamo delle cose che nell'Ottocento erano già vive. Voi avete lì uno dei patrimoni dell'umanità, che è il villaggio di Trezzo d'Adda, c'è il villaggio Leumann a Torino, diciamo, la responsabilità sociale degli imprenditori alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, era fortissima, perché gli imprenditori si sentivano responsabili nei confronti della comunità e non vocati solamente a massimizzare il profitto. Quindi ecco, quello che sta succedendo ad oggi è semplicemente un ritorno della teoria dell'impresa alla sua dimensione più normale, cioè l'impresa, soprattutto la grande impresa, ha un impatto sociale, un impatto economico, un impatto occupazionale che non può essere solamente finalizzato alla massimizzazione del profitto. È finalizzato, diciamo, al fatto che l'impresa è uno dei soggetti sociali che agisce in un contesto complesso e che deve tener conto della sua responsabilità. Per quanto riguarda invece il tema del ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, ecco lì direi che apriamo un fronte infinito. Diciamo che l'Italia è una potenza marittima che non ha mai utilizzato, che ha 4.000 o quanti sono chilometri di coste, che non ha mai visto il mare come una sua vocazione fondamentale dal punto di vista geopolitico, e quindi, diciamo, ha lasciato che avvenissero tutta una serie di cose nel Mediterraneo che hanno ridotto la capacità di
il rilievo dell'Italia nel cosiddetto Mare Nostro. Quindi c'è tutta una politica nel Mediterraneo da rifare. Direi che negli ultimi praticamente da tutto il dopoguerra, sono stati solo gli americani con la creazione della base della Sesta Flotta a Gaeta e a Napoli che hanno dato un ruolo all'Italia nel Mediterraneo, perché per quanto riguarda l'Italia manco ci pensava. Cioè l'Italia è un paese, diciamo, chiuso all'interno di se stesso, con tante idiosincrasie, ma direi che proprio della politica del mare si è molto disinteressata, e speriamo che il nuovo governo se ne occupi un po' di più di quelli del passato. Grazie, grazie ancora professore, veramente, per la sua disponibilità e per lo sguardo chiarificatore e non allineato. Oggi si parla di narrazioni, ma quantomeno, lo ribadisco, corrisponde pienamente all'intento del nostro circo, del nostro corso, di approfondire gli argomenti al di fuori dalle narrazioni, per l'appunto. Chiedo scusa per questo termine un po' abusato, ma ahimè, tocca utilizzarlo. Siamo perfettamente in tempo. Bene. Veramente. Grazie della disponibilità. Ringrazio per questa opportunità. E avremo certamente occasione qualche altra volta di incontrarci. Mi dispiace che non abbiamo trattato i temi invece più specifici delle imprese italiane, ma questi li trovate nel libro, se avrete occasione di leggerlo. Ecco, trovate una narrazione abbastanza articolata di quello che è stato il capitalismo italiano, nel bene e nel male, in questi ultimi 40 anni. Spero che possa interessarvi. Credo che chi l'ha letto è stato molto contento, perché è un libro che si legge abbastanza facilmente. E quindi vi ringrazio e vi auguro, diciamo, un buon weekend. Okay. E lei avrà il piacere di aiutarci ancora, le chiederemo ulteriormente in un'altra occasione una mano da questo punto di vista. Grazie. 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 Grazie.